Normale che, tanto buonasera a tutti, normale che in una stagione una squadra abbia degli alti e dei bassi. Noi abbiamo sofferto, adesso stiamo riuscendo ad ottenere quello che magari abbiamo perso per strada tanto tempo fa. Anche mi ricordo partite come quella col Trapani che non meritavamo assolutamente di perdere. Normale che durante l'anno si ha degli alti e dei bassi, però l'importante era chiudere in bellezza in casa e ci siamo riusciti, e allontanare st'incubo dai play-out e magari sperare in qualcosina in più da qui alla fine. Questo penso che sia la situazione chiara della nostra squadra. Bisogna prendere i lati positivi e continuare a fare quello che stiamo facendo nelle ultime partite. E poi vediamo, alla fine se riusciamo ad ottenere qualche risultato in più, queste due partite che ci rimangono, magari riusciamo ad entrare nella zona playoff. Mattia, prima della partita da capitano, con investitura anche per il prossimo anno? Non è importante il capitano o non capitano, l'importante era vincere oggi e arrivare a quota 40. Poi per l'anno prossimo vediamo cosa succederà, e bisogna chiedere alla società questo. Tu che vorresti fare? Io ho altri 2 anni di contratto, è normale che vorrei rimanere. Comunque oggi è una partita importante, insomma, un anno di esperienza fa sempre bene, soprattutto anche per l'età. E nel finale hai fatto avere anche la tua qualità tecnica, cioè il palleggio, il saper gestire il pallone, addormentare la partita. Ecco, da questo momento, da questa partita, puoi costruire tu un po' il futuro, puoi del Catanzaro in maniera tale che tu possa davvero diventare il leader del centrocampo del Catanzaro. Anche, diciamo, nel raggiungere la maggiore esperienza, ma la maggiore gestione. Sì, è normale che ogni anno che passa con con tante partite giocate è normale che uno aumenta il proprio bagaglio d'esperienza. Credo che non è importante il leader tecnico, l'importante era veramente, dopo tanti periodi neri quest'anno, l'importante era raggiungere la salvezza. Anche se ancora ci manca un punto per la matematica salvezza, però prendiamo veramente quello di buono che abbiamo fatto in queste ultime partite e poi per quello che riguarda l'anno prossimo, poi ci pensiamo dopo. Intanto godiamoci questo momento, questa vittoria, siamo tutti un po' più sereni, lavoriamo bene in settimana e andiamo a fondi per cercare di vincere e di avvicinarci sempre di più verso la zona playoff. Senti, voglio dare un confronto corrente, io credo che le critiche servano poi da un mio punto di vista. Tu in che cosa pensi di dover migliorare? Io fai molti passaggi in orizzontale con i compagni, credi di dover migliorare almeno nelle verticalizzazioni di gioco? Sì, è normale, però ci sono partite e partite, ci sono partite che magari la squadra gioca in un modo che non ti consente il passaggio sempre in verticale, come oggi ho sbagliato pure uno o due passaggi in uscita, quindi anche l'importanza delle partite, oggi non si poteva rischiare niente, non dovevo rischiare niente, quindi penso che la critica serve a tutti, soprattutto a me per migliorarmi, anche perché sono giovane. Quindi è normale che bisogna sempre migliorare ogni anno. Quindi, ripeto, l'importante è aver chiuso in bellezza questo campionato in casa e andare per le ultime due partite a vincerlo. Bene, grazie.